al Centro Diocesano dell'Azione Cattolica per intervistare la Presidente Carmela Tortora. Vediamo un po' cosa ha da dirci. Come riesci a conciliare gli impegni parrocchiali e diocesani con il tuo lavoro ed altre attività? A volte penso che avrei bisogno di un clone, di una gemella, perché non è per nulla semplice. E poi nel fare tanto per l'esterno dimentichi poi le cose care, gli affetti, quindi tralasci casa, non mi vedono quasi mai e anche la cura poi di una relazione in fidanzato non è proprio semplice. Però beh, c'è una passione che spinge a fare questa cosa, sicuramente sono convinta, più passa il tempo più mi convinco di questa cosa, che ci sono anche dei tempi per fare queste cose, quindi oggi la stabilità del lavoro mi aiuta, l'essere fidanzata anche, però sicuramente forse con una famiglia bisognerà sicuramente rallentare, perché altrimenti è impossibile stare una stessa sera in tre parrocchie diverse, e capita anche questo, anche negli stessi orari, quindi oggi lo posso fare, sicuramente poi nel futuro ci sarà un cambio di tempi. E conciliare tutto vuol dire vivere perennemente con un'agenda, e che se quindi un'amica ti chiede una pizza devi controllare l'agenda perché altrimenti non c'è tempo. C'è o c'è stato un momento in cui avresti voluto fermare tutto, mollare e andartene? Sì, nel senso che non è un unico momento, capita spesso, capita quando non riesci a distinguere che la tua responsabilità, forte responsabilità, non sempre è corresponsabilità con gli altri. Quando tu ti affanni a fare tante cose, quando invece farlo in compagnia sarebbe molto più semplice, il tempo in questo caso sarebbe gestito diversamente. Sicuramente l'incarico di una presidenza diocesana è gravoso in termini proprio di pensieri, infatti spesso quando delego qualcosa dico io poso il pensiero e quindi non mi fate più ritornare su questa cosa, ma spesso ci devo ritornare per forza. Quindi capita soprattutto quando ci sono delle coincidenze di vita, quindi tanto la vita normale deve pure entrare nella vita associativa e quindi la rottura di una storia, qualche malattia di un caro, anche al lavoro dei problemi, spesso ti dicono ma chi me lo fa fare? E poi pensi che invece l'Azione Cattolica ti ha fatto diventare come sei e quindi ti dà anche la forza di affrontare i problemi, ed è grazie all'Azione Cattolica e al percorso che fai grazie alla famiglia associativa, e quindi dici vabbè, un altro pizzico sulla pancia e io vado avanti. Credi che oggi questo mondo sempre di fretta è troppo impegnato a fare qualcosa? Ci siano spazi e momenti per il Signore? Se non li cerchiamo noi con una forza di volontà coerente e consapevole, forse no, perché realmente non si ha tempo di chiedere a chi è accanto come stai, forse certe volte neanche a se stessi di chiedere come stai, quello che sto facendo, dove stai andando. E quindi anche il guardarsi allo specchio la mattina è un tempo fugace, perché è giusto per controllare un po' come lo stato mattutino. Quindi se bisogna cercarsi di tagliarsi del tempo e volerlo fermamente, che sia la cerimonia, che è un rito per noi, realmente qualcosa di sacro, che sia invece riuscire a tagliare tutti fuori e scendere in parrocchia, in comunità per l'adorazione, per anche un semplice momento di gruppo. Però realmente è difficile oggi, solo se si ha un percorso alle spalle, solo se realmente si sente l'importanza dello stare col Signore e di fermarsi un attimo, allora si riesce a trovare il tempo e lo spazio. Pensi che la C abbia un passo troppo lento rispetto al passo veloce e talvolta distratto della gente, della società? Ma invece penso che il passo sia troppo veloce, inteso proprio nel non riuscirci a gustare la bellezza dello stare insieme, perché presi sempre dalle cose da fare, dalle cose da organizzare, e ci perdiamo il meglio delle relazioni, a discapito di quello che poi è il senso stesso dell'Azione Cattolica, che è quello di stare insieme e di crescere insieme, al di là del fare. Il veloce della società lo rivedo più sui cambiamenti, quindi su questo stile di comunicazione online, su queste famiglie ormai diverse, nuove, e quindi qualcosa che cambia velocemente. Forse la C in questo è lento, nell'approcciarsi ai cambiamenti di una società che va veloce, ma il passo della C è così veloce che forse è per questo che poi non riusciamo a guardare i cambiamenti. E la fatica
il non essere gioiosi, alquanto invece il Papa ci invita ad essere gioiosi, è dovuto proprio da questo correre, però correre oggi forse in maniera errata. Per questo anche il Vescovo negli orientamenti ci chiede di fermarci, per questo l'anno triennio, per l'inizio dell'anno precedente, il tema era quello del restare. Ci viene ribadito da più parti, quindi stare come sostare con se stessi e con gli altri per poter guardare quello che ci circonda, altrimenti non saremo mai laici nelle piazze, nei campanili, ma saremo sempre laici di sacrestia, un po' esauriti. Se tu fossi normale, che animale saresti? Un pesce, perché li vedo belli lenti, quelle palle che con calma nuotano, questi vorrebbero un pesce rosso. Qual è il tuo pianto preferito? La pizza, la adoro. Perché mi dà il senso proprio delle serate tra gli amici e qualsiasi tipo di pizza è sempre buona. Cioè, puoi preferire una rispetto a un'altra, però la pizza in sé è sempre buona. Mi piace tanto. Qual è la cosa che ti piace di più? Il giudizio che facilmente si fa sulle cose, sulle persone. Se potessi scegliere un'epoca storica in cui vivere, quale sarebbe? Forse un'epoca che ancora non c'è, forse in un mondo immaginario. Non sono molto ferrata in storia, quindi tante cose non mi sono ben chiare ancora. Però forse in un'epoca che ancora non c'è, perché ogni epoca ha avuto una crescita e poi un declino. E quindi spero di poter vivere in un'epoca in cui si vada calmi, in cui non si corra, in cui sul volto delle persone ci possa essere un sorriso che però non sia una felicità finta, ma che sia realmente una felicità vera, cioè alzarsi la mattina con anche qualche difficoltà, però dire grazie Signore perché oggi sono qua. In quest'epoca forse, almeno se la guardo oggi, non c'è. Quindi in un'epoca in cui si possa realmente fare esperienza di felicità e di incontro con l'altro. Ringraziamo la Presidente Carmela Tortora e alla prossima intervista.